e ci parlerà della sua esperienza open source all'interno dello Stato Nazionale di Monte, Andrea Di Lato, che in realtà è il nostro infiltrato NAUD all'interno dell'osservatorio, è mezzo NAUD e mezzo osservatorio, è dipendente ed è lavora a CEDU qui, quindi chi più di lui può dirci come l'open source può aiutare anche in ambiti professionali di così elevata qualità. Allora, innanzitutto io ho dato una mano a organizzare, spendendo a chiarire, perché sono come vedo mediche, no, ma i ragazzi chiaramente NAUD hanno fatto, io mi sono occupato di questioni logistiche relative alla settimana, quindi i ragazzi hanno fatto il corso. Allora, sono appunto Andrea Di Lato e sono il responsabile del centro di gestione dati dell'Osservatorio Astronomico di Capo di Monte. Come ha detto il direttore, qui chiaramente si fa ricerca. La ricerca oggi non si fa più, ma almeno da queste sedi cittadine, come sono gli osservatori italiani, osservando direttamente al telescopio, ma principalmente facendo riduzione dati, elaborazione dati di quelle delle osservazioni che vengono fatte all'estero, negli osservatori che vi ha fatto il primo vedere, dottor Della Valle, situati sostanzialmente in isole, su montagne, sperdute nei posti più bui della Terra. Chiaramente questi dati arrivano qui e devono essere elaborati. Elaborati ovviamente al computer, quello di cui mi occupo io è far funzionare i pallottolieri, diciamo, elettronici di ogni giorno, per fornire chiaramente supporto alla ricerca. Bene, per fortuna, diciamo, la ricerca si basa fondamentalmente su software, la maggior parte su software autoprodotti, quindi in un certo senso, anche se non dichiaratamente open source, ma comunque di fatto lo sono. Non c'è poco di commerciale per quanto riguarda la ricerca. Qualcosa di commerciale, lo illustrerò a breve, c'è per quanto riguarda invece l'amministrazione. Allora, io vi esporrò un po' le valutazioni che abbiamo potuto fare io e i miei colleghi del centro di lavorazione dati nel corso degli anni, avendo a che fare chiaramente con esigenze diverse, da una parte quelle degli amministrativi che lavorano con software, diciamo, preconfezionati, da un lato quello della ricerca che non ha nulla, assolutamente nulla di preconfezionato, commerciale, predeterminato e quant'altro. Infatti, ad esempio, anche quando noi compriamo hardware ci andiamo a scontrare tipicamente con nostre richieste ed esigenze che sono al di fuori di qualsiasi canone che le ditte produttrici generalmente sono abituate a riferirsi, quindi facciamo sempre le cose strane. Devo dire, è un ambiente comunque molto stimolante, che essendo appunto un istituto di ricerca e avendo avuto direttori più o meno sempre illuminati fino adesso, ci hanno sempre consentito di esplorare, diciamo, anche cose un po' marginali, ma non siamo mai concentrati un po' su, insomma, come può essere un'azienda privata. Questo chiaramente non fa altro che aumentare il nostro know-how, la conoscenza e la sperimentazione. Quindi noi, lo dico chiaro e tutto, ho un approccio chiaramente verso l'open source, non sono così integralista, anche perché non potrei essere, perché scontrandosi poi con le esigenze della vita quotidiana, diciamo, il metodo Stallman non è sempre applicabile. Però cerco di fare nel mio piccolo e nel mio meglio. Come dicevo appunto, cominciamo con le soluzioni closed che sono passate nel corso degli anni in osservatorio con cui abbiamo avuto a che fare. Tipicamente c'è un'esigenza, si contatta una ditta, la ditta viene, vede i soldi e dice che può fare tutto quello che voi volete. Sì, sulla carta, nella pratica non è mai così, perché poi ci si rende conto, generalmente in breve tempo, appena variano un attimino le esigenze, appena si mette in produzione quello che si è comprato, che ci si era dimenticati qualcosa nelle specifiche, allora si tenta di ricontattare la ditta, la quale in genere usa l'approccio per i soldi e scappa, per cui poi cominciano le tripolazioni, sistemi rigidi, le procedure che non si riescono a modificare, perché chiaramente i computer hanno a che fare con gli esseri umani, che sono delle cose alquanto fallaci. Quindi non esiste la specifica perfetta, di conseguenza non esiste il software perfetto. Manuali e tutta documentazione nel mondo open source sono veramente mai di meno. Non so se qualcuno di voi ha mai avuto a che fare con i manuali Microsoft. Alzate la mano. No? Ecco, 200, 300, 400 euro, 500, 600, 800 pagine, per non dire niente. Assolutamente niente. Nella migliore delle ipotesi vi dicono come fare qualcosa. Se leggete manuali di software open source vi rendete conto che sono gratis, concisi,
restano sull'obiettivo, cioè quello di spiegarvi le cose, non di come fare le cose, ma perché dovete farlo in quel modo. Vi spiegano la filosofia, vi spiegano i motivi del perché devono essere fatti in quel modo. Sostanzialmente, quando avete finito di leggere quelle 30-40 pagine, avete imparato qualcosa. Quando avete finito di leggere quelle 500 pagine del manuale della Microsoft, avete sostanzialmente bestemmiato fino ai santi almeno di giugno e non avete imparato niente. Poi, come dicevo, generalmente è impossibile adattare i software commerciali al mutare delle esigenze, anche quelli naturali, anche solo quelle di evoluzione tecnologica. Quindi poi ci si rende conto prima o poi che sostanzialmente quello che si è comprato non è soddisfacente per se stessi. Alla fine, quindi, come dicevo, anche quando il software raggiunge la sua naturale fine, perché passate lentamente del tempo, io mi rendo conto che ho buttato materialmente soldi e non ho acquisito know-how, il patrimonio sostanzialmente è andato perso, quello mio di conoscenza, di tempo e quant'altro. Rapidamente, cosa abbiamo al momento ancora di tutto quello che può essere inteso come closed? PC amministrativi con Windows, perché sopra ci devono girare le procedure che vengono statali, sia ben chiaro, l'INPS, l'INPDAP, l'Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Finanze e quant'altro, che sono realizzate un po' con i piedi e sostanzialmente necessitano di PC con Windows, da cui evidentemente non riusciamo a uscire, anche perché c'è anche, devo dire la verità, un po' una chiusura della persona che poi magari usa, il cui lavoro non è quello di utilizzare un computer, ma di utilizzare delle procedure per ottenere risultati. Quindi sostanzialmente non ha un approccio filosofico alla questione, gli serve uno strumento, ma questo strumento sia marcato Windows, sia marcato Linux, sia marcato Mac, non ne può fregare di meno. E quindi diciamo, abbiamo sempre incontrato un po' di reticenze nel tentare di cambiare il PC dell'amministrazione. E poi adesso i sistemi di rete, il sistema anti-spam per scelta, una specie di black box che anche lì dovevamo risolvere un problema e funziona, la paghiamo una tassa ogni anno per tenere in funzione, però le persone sono contente perché se arriva uno spam in più si lamentano, ne arriva uno in meno, nessuno dice niente. Quindi va bene così. Poi la centrale telefonica, che molti sottolineano, una volta erano pezzi di hardware fatte con i relay, ormai sono centrali. Poi con linee in realtà con PSTN, per cui alla fine sono pezzi di software tutte volte. Con cui, tant'è che con la quadrice che è stato fatto, la centrale è venuta in gestione al centro di lavorazione dati, specie sotto la mia responsabilità, proprio perché ci si è resi conto dopo che non era più un pezzo di hardware, ma era un pezzo di software. Le opzioni open, quindi vabbè, ve le accennavo prima, quelle che abbiamo. Il problema delle soluzioni open, quali sono? Ci vuole un po' più di tempo per trovare una soluzione ai propri problemi, perché chiaramente il mondo open è inutile che ce lo nascondiamo, è assai frastagliato, è veramente diviso in una maniera poco funzionale, e questo implica che io per fare un qualcosa al minimo trovo 3, 4, 10, 100 progetti che mi propongono più o meno soluzioni compatibili con i miei problemi. Chiaramente me le devo andare ad analizzare, mi devo documentare per vedere qual è la migliore, quella che poi mi consente un adattamento migliore alle mie esigenze, che mi consente di fare minor lavoro, eccetera, eccetera. Però fatta questa scrematura, poi sono moderatamente certo che quella soluzione, anche con eventualmente piccole modifiche che mi sono permesse dal fatto stesso della soluzione open, mi risolverà i miei problemi e soprattutto crescerà con me. Se io ho la voglia di farlo, mi basterà sostanzialmente mettere mano al codice e a qualsiasi cosa interno al software per adattarlo alle mie esigenze, sia di mutate evidentemente c'è tecnologia, sia per l'avanzamento di tecnologia sia per mutate esigenze, e man mano che più userò quel software io più acquisirò il know-how che rimarrà a me ed è un mio patrimonio che per la prossima volta in cui mi troverò ad affrontare quel problema me lo farà risolvere nella metà del tempo. Quello che c'è di open ve l'ho detto più o meno, sono appunto chiaramente tutti i server che abbiamo dovendo far girare procedure per riduzione dati sono tutti server con Linux. Abbiamo un solo server con Windows su cui gira il sistema di gestione delle marcature e dei dipendenti, che è un sistema chiuso ancora per poco perché il Ministero ha messo mano a questa cosa, per cui anche questo sistema evolverà sostanzialmente verso un sistema più aperto, però intanto ce l'abbiamo di chiuso. Abbiamo chiaramente sistemi di storage basati su Linux, di NAS, abbiamo fatto una sorta di soluzione un po' più complicata e una miriade di altri ambiti che non vi sto qui a elencare perché sarebbe troppo lungo.
D'altra parte il software open source per noi è anche un po' una scelta forzata, principalmente per problemi di budget che potete immaginare, siamo comunque un ente di ricerca statale, quindi subiamo tutti i tagli di cui sentite parlare sostanzialmente in televisione, ogni anno il mio direttore lo sa meglio di me, ci taglia un pezzettino di fondi di funzionamento, quindi andare a trovare le risorse per acquistare prodotti di cui sopra, di cui poi nessuno rimane soddisfatto, sostanzialmente una responsabilità che non mi va di assumermi, ma per il semplice motivo che fare una brutta figura. Quindi generalmente noi anche per questo siamo spinti a trovare soluzioni open e poi percorrere quella strada. E non ultimo, diciamo, anche la questione di dove vengono conservati i dati. Anche se noi non trattiamo soldi, non abbiamo problemi, diciamo, di continuità, non abbiamo problemi di assoluta continuità appunto dei nostri servizi, eccetera, perché fondamentalmente maciniamo dati, però ognuno poi è geloso dei propri dati, quindi sapere esattamente dove stanno in qualsiasi momento, cominciando dalle mail per finire alle immagini del Space Telescope o di qualsiasi altro strumento, generalmente è una cosa che fa sempre piacere. Quindi uno dei prossimi passi che sarà fatto nel centro professionale dell'osservatorio è cercare di fornire servizi di cloud ai ricercatori e ai dipendenti. Generalmente, diciamo, l'approccio filosofico, ve lo dicevo prima, è quello che io se utilizzo, cioè la conclusione a cui noi siamo arrivati sostanzialmente, che se utilizziamo prodotti open source abbiamo il controllo di quello che facciamo, se abbiamo il controllo abbiamo anche il potere, e di conseguenza se abbiamo il potere è perché ce l'ho dato l'open source. Io ho finito, vi ringrazio ancora.